Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia della terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Siamo all'inizio di un nuovo anno liturgico, l'anno della Chiesa, in cui celebreremo Cristo, Signore del tempo, della storia, Signore della nostra vita, Signore dello spazio in cui noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. E il Cristo che noi celebriamo in questo nuovo anno liturgico, perché Lui è il nostro Signore, dal quale noi siamo venuti e al quale noi andiamo, soprattutto con la nostra vita, e quando questa vita è stata incontrata dalla sua presenza, dal suo amore, sicuramente è diventata una vita nuova, la vita della grazia, una vita cristiana. E allora il tempo dell'Avvento è sicuramente un tempo opportuno, un tempo favorevole per riprendere a camminare dietro al Signore, sapendo che Lui non solo ci precede, ma soprattutto ci accompagna e vuole fare di noi una realtà nuova. E soprattutto attraverso la lettura della parola di Dio di questa domenica, questa prima domenica d'Avvento, vediamo come immagini, simboli, vogliono indicare una realtà profonda, la realtà profonda della nostra fede cristiana che si fonda e ha origine da Cristo Gesù. Il primo simbolo che noi possiamo soprattutto gustare nella prima lettura è quello del germoglio. Il germoglio che nasce dalla casa di Davide, così dice il profeta Geremia. E è facile dare una lettura messianica a questo germoglio. Lo germoglio è Cristo Signore, e il germoglio soprattutto indica non solo l'origine, ma soprattutto indica la vita nuova, indica futuro, indica qualcosa che inizia e che non avrà fine. E il germoglio che Cristo Signore ha una sede, ha una casa, e questa casa è Gerusalemme. E Gerusalemme che acquista un nome nuovo, Signore nostra giustizia, perché questo germoglio è un germoglio di giustizia. E la giustizia non è tanto la giustizia sociale, e se vogliamo la giustizia sociale è una conseguenza della giustizia di Dio, e la giustizia di Dio si intende, per giustizia di Dio si intende il nuovo ordine del mondo, un ordine che significa pace, che significa libertà, che significa amore, che significa misericordia, che significa compassione. E questa è la giustizia di Dio, e Cristo viene a instaurare questo nuovo regno, un regno di libertà, di pace, appunto di giustizia. E tutto questo Gesù lo realizzerà attraverso la sua incarnazione, la passione, la morte, la resurrezione, dove tutte le
cose sono state ricreate, perché Cristo, attraverso la sua vita, ma soprattutto attraverso la sua Pasqua, ricrea il mondo a immagine e somiglianza sua, per cui tutto viene cristificato, tutto viene riordinato in Lui. E questo è il sogno di Dio, e questo è il progetto di Dio, fare nuove tutte le cose in Gesù. Però ecco, tutto questo ha un'origine in Gesù, in Gesù Cristo, però bisogna realizzarlo percorrendo la nostra via, una via che deve essere, così come dice il Salmo 24, illuminata dal Signore, perché è facile smarrirsi, è facile perdersi, e per questo motivo bisogna chiedere al Signore di illuminare la nostra vita e la luce della fede. L'uomo è capace della verità, è capace di bene per natura, però è debole, una debolezza che lo inclina a cedere, che fa sì che molto spesso si confonda il bene con il male, la menzogna con la verità. E per questo abbiamo bisogno di una luce altra, che poi diventa la nostra luce interiore, e il lume della fede. E allora, attraverso il salmista e con il salmista, vogliamo chiedere al Signore la luce della fede, per avere da Lui, dal Signore, questa lampada che guida i nostri passi, e soprattutto questa forza interiore che ci viene dalla sua grazia. E tutto questo avviene mediante l'ascolto della parola di Dio, perché nell'ascolto della parola di Dio è Dio stesso che ci parla, e nella parola di Dio c'è lo Spirito, cioè la vita stessa di Dio, che fa sì che dentro di noi abiti un dinamismo nuovo, un dinamismo che ci fa perdere la vita vecchia, la vita del nuovo vecchio, ci fa riacquistare una vita nuova. E proprio nel Vangelo di Luca, attraverso un linguaggio un po' difficile, che gli studiosi chiamano apocalittico, Gesù vuole dire che con l'avvento della grazia e quindi con la sua presenza tutto il mondo cambia. E vi è qualcosa di nuovo, è appunto il regno della giustizia, il regno della pace, il regno di Cristo, che viene ad abitare in questo nostro mondo, nel regno umano che è il mondo, viene ad abitare il regno di Dio, perché tutto il mondo sia salvato. Ma nel mondo è presente la luce, ma sono presenti anche le tenebre, c'è questa antitesi, luce e tenebra, anche questo è un altro simbolo tipico di questa prima domenica di Avvento. Allora il credente, colui che ha incontrato Gesù, ha fatto esperienza di Lui, crede in Lui, e credendo fa sempre più esperienza del suo amore, della sua grazia, fino a diventare veramente stabile, saldo, immacolato nell'amore, così come dice la Scrittura, è chiamato a rinunciare alle tenebre, che è male, che è il peccato, che è il suo solipsismo, il credere che da solo basti a se stesso. L'uomo non si salva da se stesso, l'uomo ha bisogno degli altri e dell'altro per essere salvato. E allora questo passaggio dall'io a Dio, questo è il cammino dell'Avvento, questo è il cammino della salvezza. E allora mettiamoci alla seguita del Signore, sapendo che il Signore non solo è esigente con noi, ma è esigente nell'amore, perché se ci chiede qualcosa sicuramente ci dona la grazia per realizzarlo. E l'esigenza più grande che il Signore ci chiede è questo, di essere santi, non perché il Signore ha bisogno della nostra santità, della nostra lode, della nostra conformità, della nostra correttezza morale. Dio, dicevano gli antichi filosofi, basta a se stesso, ma siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. Tutto è per la nostra salvezza, tutto è per il nostro amore. Allora se il Signore ci chiede questo, di passare dalle tenebre alla luce, è perché solo nella luce noi possiamo essere autenticamente felici.